Ecco, questo è il video più improvvisato della vita, perché sto registrando col cellulare, non l'ho mai fatto praticamente, ma avrei dovuto fare un viaggio oggi da Trieste a Milano in doblò per testare un po' le sue features, come sono cambiate l'insonorizzazione e tutto quanto, soprattutto i freni. Ieri ho scoperto una cosa malvagia, ovvero mettendo il telepass per non perdere 3 ore al casello in autostrada a Milano, mi sono accorto che la revisione è scaduta, quindi non posso utilizzare il mezzo e quindi resterà a casa. Quindi ora preparo tutto quanto e parto per il mio capodanno. Questo video lo sto facendo perché mi secca un botto, ragazzi, aver lasciato un buco nel canale, ma purtroppo sono stato davvero ultra incasinato. Sto registrando questo video appena finito di lavorare, praticamente sto lavorando un sacco, tipo 5 ore al giorno, con una media di 9 ore, quindi capite bene che non riesco a fare praticamente nulla. Dal prossimo anno dovrei avere meno giorni lavorativi. Intanto però vi chiedo scusa, con il prossimo video dovrei riuscire a fare le consegne col Doblò, che è una cosa che mi preme un botto. Vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale se non l'avete fatto, perché c'è un botto di gente che non è ancora iscritta e per me cambia davvero un sacco. Comunque, cos'è successo quest'anno? Magari ve lo racconto nel mentre di questo viaggio ultra improvvisato. Davvero tutto a caso, cioè questo lo sto usando come poggiabicchieri perché nel Doblò non c'è. Comunque ragazzi, ma quanto cazzo va sto Doblò, è una cosa incredibile. L'unica pecca che ho, diciamo, riscontrato è il fatto che consuma davvero un botto. Quando la turbina entra, la benzina scende veramente tanto. Io sicuramente non sono abituato perché non ho mai avuto un mezzo turbo. Questa è la prima volta. Comunque, tornando a quello che vi stavo dicendo, sostanzialmente è un periodo della mia vita un po' particolare, perché ci sono stati un sacco di cambiamenti e io della mia vita non vi parlo mai nei miei video, ma quest'anno è stato veramente un anno difficile e nonostante ciò sono riuscito a portare comunque un sacco di video. Cioè, è stata davvero dura perché, voi non lo sapete, ma a febbraio di quest'anno mio padre è stato malissimo, da un giorno all'altro. Cioè, è stato per 3 settimane in coma, lo davano per morto il primo giorno e quindi in quel momento mi è crollato il mondo addosso. Vi dico subito che non sapevo se sarei riuscito a fare i video avanti o no, però per assurdo erano l'unica cosa che mi permetteva di sfogare sia lo stress da lavoro, perché comunque prima facevo un altro lavoro, sia quello per ciò che era successo. Quindi ho continuato ed è stato veramente una fortuna averlo fatto, perché quest'anno il canale ha avuto una spinta importante, cioè è cresciuto parecchio, sono iniziate a crescere un po' le entrate, tanto che ho dovuto aprire la partita IVA per la questione YouTube. Quindi sono super contento perché vuol dire che comunque le cose stanno andando bene. Mi dispiace non essere stato costante come avrei voluto, però purtroppo ragazzi, lavorando così tanto e studiando, perché nel tempo libero io comunque studio, è davvero difficile. In più, cosa dell'ultimo momento, sto affrontando un trasloco che è un po' cazzuto da fare, anche perché devo portarmi via un sacco di robe da dove sono adesso, tutta l'attrezzatura per montare i video, tutto quanto. E in più mi sto mangiando le mani perché l'anno scorso avevo in ballo una collaborazione con un'azienda che mi ha chiesto se volevo testare una scrivania elettrica e io purtroppo in quel momento non potevo farlo perché non avevo lo spazio materiale per immagazzinarla, quindi l'ho rifiutata e adesso non mi rispondono più. Sì, vi voglio preannunciare che quest'anno ci saranno comunque dei cambiamenti molto importanti, perché probabilmente già fra 3 mesi dovrò cambiare di nuovo casa, ma probabile che cambierò anche città, non vi spoilerò nulla, sarà parte dei prossimi video, anche perché ho deciso di iniziare a buttare dentro tutti gli avvenimenti che mi capiteranno, perché con l'affiorare di questi nuovi cambiamenti, diciamo, ho intenzione anche di comprare un nuovo mezzo e sarà la mia prima moto, la mia prima vera moto, insomma, quella da viaggio, quella che fa e sono già gasato. Aspettiamo ancora un paio, dicevo, aspettiamo ancora un paio di mesi per tirarla fuori, perché comunque sarà una moto che avrà più cavalli di quelli che abbia mai avuto fino ad ora, ma se mi capita da fare la compro ora, che è il momento perfetto. Siamo il 31 dicembre, chi vende ora le moto
di solito fa fatica a venderle e quindi piatto ricco mi ci ficco. Detto ciò, i propositi per il nuovo anno sono riuscire a finire il Doblò, camperizzarlo, farlo tornare a nuovo di carrozzeria, magari con una collaborazione, perché è una spesa importante che probabilmente non vale neanche la pena fare, però insomma ragazzi, per questo progetto bisogna fare le cose in grande, grazie Melograno. Fare le consegne di Droplab di persona, perché il furgone l'ho preso e bisogna sfruttarlo, quindi vi lascio qua sotto in descrizione il link del mio negozio dove potete acquistare con un piccolo sconto tramite il codice che vedete qua in sovraimpressione, AutoSam5. Le consegne nella città di Trieste penso dalla seconda settimana di gennaio le farò io, ci creerò un video a riguardo e chi ordinerà ovviamente non pagherà la spedizione. Mi aiuterà un botto col canale, perché ovviamente tutti i proventi saranno destinati alla crescita del canale, e in più con il nuovo anno cercherò di aggiungere dei nuovi prodotti. So che per voi sembra una cavolata aggiungere due prodotti in croce, ma non è proprio così, perché ci sono tutte le certificazioni da rispettare per quanto riguarda i chimici e per alcuni prodotti è necessario avere la marcatura CE. Quindi sti cazzi. Ovviamente ragazzi, per sapere la data reale di quando le consegne, seguitemi su Instagram, perché la pubblico ogni giorno. Come mi chiamo? AutoSam. Ma come cazzo volete che mi chiami su Instagram? Vabbè, ora torniamo a casa perché sono le 3 e io non ho ancora pranzato. Comunque, se non avessi insonorizzato il Doblò col Sigostack, sareste riusciti ad ascoltare il video fin qua. Sono talmente di furia che ho ancora i pantaloni bagnati. Li ho messi ad asciugare stamattina ma non sono asciutti. Non sono neanche riuscito ad asciugarmi i capelli. Speriamo che non faccia tanto freddo, perché sennò si muore oggi. Ok vecchi, terzo mezzo cambiato in meno di un'ora. Partiamo per Milano, sono le 4:40. Con la PDM, per gli amici punto di merda. Let's go. Sono andato via. Voglio farvi vedere che ho pagato 10 euro sui litri di benzina. Grazie mille. Oh, prego. Altri 280 km. Costa qui lo striponto. Oddio, vi ricordate? Danza mentre si danza! Siamo arrivati, parcheggiato davanti a un'altra PDM. Ovviamente piove. Bellissimo. Che bella città questa è. Comunque ragazzi, fatemi sapere se può essere una buona idea mettere dentro altri tipi di video su questo canale. Ogni tanto, non abituatevi. Buon anno.